per dire che le ragioni per le quali appunto non c'è questa attenzione sull'arte sono di due ordini praticamente. Prima perché non portano voti, anche perché poi se c'è una razza un po' bastarda, un po' cervellotica, è quella degli artisti, insomma, che non si fa facilmente mettere la cavezza e camminare Non sono dietro controllabili, insomma. al carro dei vincitori. Quindi è questa una delle ragioni principali. La seconda è che non porta soldi. Non porta soldi perché l'arte non ha mai dato da vivere a nessuno, insomma. I Van Gogh Se ce non lo inserite insegnano. invece nel discorso Però, turistico che potrebbe se, poi però, beneficiare a tutta la comunità. appunto, però oggi io credo di essere il primo, sicuramente in Italia, ma forse pure in molti altri paesi del mondo, ad aver tirato fuori dal cassetto un'idea. E ho detto, la poesia sembra che sia morta, però la poesia ha una sua storia molto importante, insomma, ha avuto dei periodi di grandissima importanza. Quando c'erano i baroni, quando c'erano i conti, quando c'erano i principi, il poeta era a corte, era stimato, era riverito, era quello. Ora loro non ci sono più, ma chi c'è al loro posto? Questa è la domanda. La Certo. pubblicità. Cioè, è la pubblicità quella che crea i nostri bisogni, la pubblicità quella che crea le nostre figure professionali o le nostre figure artistiche. Quindi noi dobbiamo decidere di prostituirci alla pubblicità. E così ho fatto la prima antologia in Italia, poetica, con pagine pubblicitarie all'interno. Ti sei piegato a questo moderno sistema pur di far veicolare e passare Sì, il ho messaggio. superato in effetti quel momento di nausea che poteva venire per questa C'era una sorta di dicotomia, idiosincrasia, la di dicotomia rifiuto. in effetti tra queste due forme, una speculativa e l'altra invece, Più eccelsa, ma più insomma livelli diciamo di superiori, un insomma. altro livello. Però questo sistema in effetti si è reso immediatamente positivo, si è trovato Hai positivo. Perché? avuto riscontro. Ah sì, perché le aziende hanno trovato il loro interesse, nel senso che le antologie alla fine dei conti gli vengono a costare due soldi. Quindi volendo le regalano ai loro ospiti in albergo o le danno in gratuita lettura, come è capitato per i nostri ultimi sponsor, Salvatore Lauro, con l'Istituto Agostino Lauro e con tutte le ditte e le aziende a lui collegate, ai viaggiatori. Noi abbiamo avuto un ritorno enorme, perché oggi in Italia un libro di poesie di 400 copie vendute, 400, non 4.000, è un best seller. Noi siamo riusciti a stamparne 5.000 e a farli leggere ad 8 milioni di viaggiatori delle linee lauree e di altre situazioni. A parte tutto quello che è capitato e quello che è successo nel web, dove centinaia di blog, centinaia di siti e centinaia di autori sono intervenuti con i loro sistemi per distribuire, promuovere e fare questa situazione qui. Grazie.